Il mio nome è Kubo. Se dovete distrarvi, fatelo ora. Fate molta attenzione a tutto quello che vedete, non importa quanto strano possa sembrare. Se battete le ciglia, anche solo per un attimo, il nostro eroe perirà. Con queste parole comincia Kubo e la Spada Magica, il quarto film firmato Laika, casa di produzione di film d'animazione in stop motion. È un'opera cinematografica di Travis Knight. La pellicola sarà in programmazione il 20 luglio 2017 al Frontone Cinema di Perugia alle 21.30. Così come Coraline e la Porta Magica non era esattamente un simpatico film per bambini o il più recente Box Trolls, le scatole magiche mostrasse dei personaggi davvero brutti ed inquietanti, Kubo e la Spada Magica è nettamente diverso dai soliti cartoni che la Disney ci propone, amorevoli, molto teneri, super carini, belli e decisamente per bambini. Travis Knight, CEO di Laika, quest'anno debutta alla regia e ci racconta la storia di Kubo, un ragazzino dai lunghi capelli neri, un solo occhio e tanto, tanto coraggio. Kubo è l'uomo di casa, è lui a prendersi cura della mamma, che sembra non essere mai davvero presente, persa nella nebbia di quello che ricorda e quello che ha dimenticato. Per guadagnarsi da vivere e nutrire sé la mamma, Kubo scende ogni giorno nella piazza della città e, armato del suo fido Shazimen, una sorta di liuto e di fogli di carta, racconta delle storie incredibili. Gli origami che Kubo presenta prima di uscire al suono delle corde del suo strumento prendono vita ed entusiasmano il pubblico che si raccoglie attorno a lui per sapere cosa avrà da dire questa volta. Ma le storie non hanno mai una fine. Quando il sole tramonta, Kubo corre via, torna immediatamente dalla madre. Kubo non deve mai rimanere fuori dopo il tramonto. Promettilo, una volta che il sole sparisce dietro l'orizzonte, infatti, il perfido nonno di Kubo si aggira per la terra alla ricerca del nipote per strappargli via l'altro occhio. Ti serve una mano? No, no, no.